Ed anche la Season 2 del torneo VIP di Xenoverse per Aspera d'Astra è completato. E wow, se è stato difficile! Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera d'Astra. Uno degli ultimi episodi prima che esca l'ultimo DLC. O magari proprio l'ultimo episodio, non so se riesco a fare quella fight che sembra esserci a Paradiso Sakura. Poi vedrò comunque sia se c'è o se non c'è. Ad ogni modo, oggi Season 2 del torneo VIP del Circo Sirio con gli sfidanti che avete visto nella miniatura. Non è stata troppo lunga la faccenda, se proprio vogliamo essere sinceri. È stato più che altro lungo il tempo che ho speso a riallenare i Pokémon, perché i Pokémon che avevo erano quelli della storia, e quelli della storia ovviamente tu non è che puoi usarli per giocare competitivamente, quindi ho dovuto dare loro delle vacche che riducessero le statistiche che non mi servivano e riallenarli quindi poi nella statistica che prediligevo. In questo caso Tianlong gli ho dato una menta modesta, 252 in attacco speciale e le altre EV distribuite, e gli altri Pokémon di conseguenza. La prima lotta è stata contro Stella, la figlia di Camelia, che è praticamente identica alla madre. E il suo Pokémon mega evoluto era Luxray. E è di una figaggine quel Luxray impareggiabile. Devo ammettere che è uno dei Pokémon più belli che io abbia mai visto. E ovviamente è immune agli attacchi terra. Se non si fosse capito, sta su una nuvola praticamente. Io non me ne ero accorto, gli ho fatto terremoto e ciao. Però alla fine sono comunque riuscito a prevalere perché, beh, a forza di provarci, prima o poi ci riesci. Specialmente con l'ultima lotta, ma aspettate ancora, prima c'è altro. La seconda lotta è stata contro Sotis, un supereroe. Non ho idea da chi abbiano preso ispirazione per fare questo personaggio, devo essere sincero. Tipo coleottero, tostarello, per essere tipo coleottero. Bravo, bel tipo. Però ho vinto easy. Secondo tentativo. Il suo Pokémon mega evoluto è Scizor, roba già vista, quindi nulla di nuovo. Bellissimo, Mega Scizor, però beh, facile da sconfiggere con Entei. Terzo avversario, Valentina. Per chi non sapesse chi è Valentina, giocatevi Pokémon Smeraldo e arrivate a Endgame al Parco Lotta e affrontate il dojo. Valentina, che a quanto pare è passata per un ultravarco e quindi ha zero memoria di quello che le è successo nella vita che viveva prima. Anche se si ricorda delle arti marziali, e il suo Pokémon mega evoluto è Mien Shao. Ovviamente Mega Mien Shao è un altro Fakemon, mi piace un po' di meno, però la strategia per sconfiggerla è stata facilissima. Protezione, lei faceva calcio in volo fallisce a causa di protezione, si schianta a terra e si spiaccica. Vinta così, secondo tentativo anche con lei, non è stata per niente difficile. Mentre si arriva all'ultima lotta, contro, udite, udite, Iridio. Iridio di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Iridio si presenta con una squadra con uno Zoroark di Hisui, che è ovviamente illusione. Ed io pensavo che era Porygon Z. Mi vedo Porygon Z che mi fa palla ombra e Geoforce e dico: eh? E invece era Zoroark di Hisui. Ma va bene, sconfitto piuttosto easy, se però ovviamente lui ti prende le mosse giuste, perché se ti fa palla ombra al primo turno, nonostante tu abbia Geoforza, allora io mi metto palloncino con un Pokémon fuoco, lui fa Geoforza e invece no, ha fatto palla ombra. E mi ha fregato diverse volte così, fino a che non ho beccato bene la streak di palla ombra. Poi è sceso in campo Mega Lucario, che era divino, mi ha preso un terremoto nelle prove precedenti di un Onix con 252 in attacco, natura decisa. E ha preso solo metà vita dopo 3 debuff di Zuffa. Però questa volta, come ho detto, ho riassegnato tutti quanti, tutte quante le EV, tutte quante le IV a 31 grazie ai tappi d'oro. E all'ultimo Pokémon contro Porygon Z ho detto: sai che c'è? Quanto gli faccio con l'unico Pokémon lotta che avevo a questo Porygon Z? Dico: cavolo, Porygon Z reggerà bene a Iperraggio. Se do sto la scelta al mio Pokémon, lo supero in velocità. No, non lo superavo in velocità. Allora ho detto: cavoli, gli ho fatto una zuffa, non l'ho mandato KO, però gli mancava uno sputo di vita, dico. Tentativo fallito, stavo per spegnere, per riavviare la partita, dico: mo gli do ben la scelta, quando ho detto:
ma proviamo a far vedere che succede, mi fallisce per raggio Porygon Z. Dire che ho esultato non è corretto, ho gioito, non esultato, quindi una cosa un pochino più contenuta, ma sono contentissimo di aver finalmente finito quello che c'è da fare in Pokémon Xenoverse. La scorsa volta erano i ratti di Gennaro Bullo, stavolta è l'ultima season del torneo VIP. Wow, aspettiamo quindi solo il quinto DLC, DLC finale tra l'altro, e poi vediamo insomma se tutti quanti gli altarini verranno scoperti, perché ci sono zone ancora inaccessibili nonostante siamo al pass 4. Quindi speriamo che nel quinto ci sia tutto quello che c'è da scoprire, da finire di scoprire, e qualche sfida nuova. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.